Mi chiamo Vincenzo Corbo, sono un ricercatore presso l'Università degli Studi di Verona che ha avuto la fortuna e il privilegio di vincere un grant startup dell'AIRC. Verona, per quanto riguarda il cancro del pancreas, è leader italiana ma anche mondiale. Il pancreas è il leitmotiv della mia vita perché il primo incontro con il cancro, ahimè, è stato con il cancro del pancreas. Purtroppo questo mio amico si è ammalato, 19 anni, quindi giovanissimo, in pochissimi mesi. Purtroppo è morto. Diciamo in quel caso è stato un incontro che non mi ha segnato forse in maniera diretta, ma nel subconscio in qualche modo. Poi c'è stata l'opportunità appunto di fare un postdoc, probabilmente il miglior laboratorio al mondo sul cancro del pancreas in questo momento, che è con Spring Arbor, dove abbiamo sviluppato questi nuovi modelli appunto organoidi di pancreas. Grazie appunto allo startup ho avuto la possibilità di tornare, di cominciare con le mie attività di ricerca e di portare in Italia qualcosa che in collaborazione con il gruppo negli Stati Uniti abbiamo definito e sviluppato e che speriamo possa dare un beneficio in generale alla comunità scientifica italiana. La mia ricerca si occupa di identificare quelli che sono i meccanismi molecolari responsabili per la progressione di malattie. E il pancreas per anni è stato un po' una malattia di nicchia e quindi sottofinanziata, che non è così frequente, nonostante sia così letale, non ha una frequenza pari al cancro della mammella o colorettal o prostata, per esempio. E molto spesso quando si comincia a scrivere o un abstract o un manuscript o si manda un'application per un grant, descrive il cancro del pancreas, ha una sopravvivenza 5 anni dalla diagnosi del 5-6%. E diciamo che la parte carina è correggere gli studenti che magari si riferiscono a delle referenze vecchie dicendo no, adesso è comunque dell'8-9%. Quindi sono dei piccolissimi miglioramenti, ma ci sono. E secondo me nel prossimo futuro ci saranno degli altri. Fare ricerca significa tanto sacrificio intanto, significa farsi tante domande e non avere mai certezze. Un lavoro 24 ore su 24, quindi diciamo un lavoro immersivo. E mio capo comunque diceva che bisogna avere il taccuino vicino al letto e il registratore vocale, perché se ti svegli di notte ti viene un'idea, che effettivamente è vero. Non c'è tanta vita fuori dal laboratorio, ahimè. In questo momento è completamente assorbita da mia figlia, come giusto che sia, perché passo tanto tempo in laboratorio, quindi quando sono fuori sono completamente dedicato. Papà full time, in quel momento più che altro. Io credo che in questi mesi abbiamo capito quanto è importante la ricerca. Ahimè, secondo me anche poco, nel senso che mi aspettavo fine pandemia che ci fossimo tutti resi conto che la ricerca è fondamentale per rispondere a situazioni di emergenza come quelle che ci sono state, ma ci potrebbero essere situazioni simili in futuro. Noi siamo grati ad AIRC perché AIRC fondamentalmente per chi fa ricerca oncologica rappresenta, diciamo, un supporto reale a quello che facciamo tutti i giorni e che quello che prevediamo di fare nel futuro.